Ragazzi, ciao ragazzi, bentornate e bentornati nel mio canale. Oggi un nuovissimo video. Oggi vi faccio un bel video spesa perché ne avevo girato uno, ma sapete, per quel problema che mi era successo con la fotocamera mi si era cancellato e siccome oggi sono tornata a fare la spesa, insomma, ho deciso di farvi questo vlog barra video spesa. Allora, partiamo subito perché ho preso diverse cosine, alcune molto anche interessanti. Per prima cosa ho preso tre bottiglie di questa vernaccia di San Gimignano, che era offerta alla Coop per i soci, e ne ho prese tre bottiglie. Poi ho preso due di questo vino rosso che si chiama La Cattura, che non lo conosco, ma questo c'era. E poi ho preso due bottiglie di prosecco, questo qui Treviso, che è proprio un prosecco brut. E poi ho preso questo aperitivo Coop, uno l'ho preso biondo ed è una bevanda analcolica, vedete, senza coloranti, mentre ne ho preso questo che è rosso, che è sempre una bevanda analcolica, però è rosso. E queste bottiglie le ho prese perché ho una cena tra qualche giorno di Natale e quindi mi serviva un po' di vino. Allora, partiamo adesso con la spesa. Ho preso questi tortellini fini che sono con il prosciutto crudo e sono quelli piccini piccini e li ho presi per metterli o nel brodo o comunque le faccio anche insomma, come il ragù. Poi ho preso due di queste paste sfoglie, sono rettangolari, sono del marchio Coop e le ho prese per fare dei lavorettini per sabato. Poi ho preso diverse salse e ho preso questo patè di peperoni, questi crostini toscani e questa salsa di radicchio rosso e mi serviranno per fare appunto degli antipasti. Poi ho preso questi bastoncini di merluzzo, sempre del marchio Coop. Poi due pacchi di queste cotolette fileni che sono senza olio di palma e sono cotolette di pollo, io le faccio in forno, le ho prese per oggi a pranzo. Le metto in forno veramente 20 minuti, neanche sono pronte, buonissime. Poi ho preso un pacco di Emmental, questo qua. Poi dei sacchetti di verdure congelate ed ho preso questi della Orogel Un Misto Benessere. Questo qua del marchio Coop ed è un contorno di cavoli e carote naturali. E li ho presi perché questi si cuociono bene anche in microonde. E poi ho preso una cosa che non avevo ritrovato, questi bastoncini di verdure del marchio Frosta, che vi erano interessati anche a voi, però non li avevo ritrovati, stavolta c'erano e l'ho dovuti per forza prendere. In questo sacchetto ho preso due di questi pacchi di pentagrani del marchio Snack Pata e li ho presi perché all'ultima cena che avevo fatto erano piaciuti e li ho presi da mettere insomma un po' come snack per un po' di aperitivo. Poi ho preso 4 pacchi di questo pancarré bianco e sono del marchio Orva. È un pan tramezzino, vedete, tutto intero e mi servirà per fare dei lavorettini sempre per la cena di sabato. Sono 4 pacchi, c'è solo questo dentro. Ho preso poi le cotolette vegetali, ho preso questi che sono con piselli e spinaci, poi ne ho prese altre e le troverò. Poi ho preso questo che è un cavolo ed è viola. Spero lo riuscite a vedere e sono curiosa di provarlo. Poi due pacchi di queste cipolline che sono veramente buone, le faccio con la carne. Poi della frutta secca ho preso queste arachidi tostate qua, poi si troveranno anche le altre. Due pacchi di verdure Bonduelle che le tengo sempre in casa per le emergenze. Poi un pacchettino di capperi e due contenitori di ricotta fresca vallelata, questa era in offerta e quindi insomma l'ho voluta prendere per farci sempre qualcosina per sabato e altro. E poi questa della Develey, questa salsa alle erbette che è veramente buona e io la utilizzo anche per condire le verdure senza utilizzare l'olio, veramente top. In quest'altro sacchetto abbiamo un altro cavolo e questo qui, se potete vedere, è arancione e sono curiosa di provarli. Poi due pacchi di wurstel e io utilizzo questi qui, pollo e tacchino del marchio Coop. Poi cotolette vegetali con quinoa e zucchine grigliate.
cotolette vegetali con finocchio, poi queste che sono con fagioli borlotti, farro e semi di girasole, sono veramente ottime, ve le consiglissimo. Queste qui che sono con carote, piselli e miglio. Poi ho preso una confezione di olive e questa qui mi serve per farci qualche cosina, un salamino intero del marchio Coop, cubetti di prosciutto cotto, pistacchi e una bella mortadella intera sempre del marchio Coop. Quindi allora la spesa è finita, adesso mi metto a mettere a posto tutta la spesa per bene nel frigo e noi ci sentiamo dopo che casomai vi vloggo, cioè vi faccio un video vlog barra spesa come vi ho detto prima. Allora a questo punto io vado al piano di sopra e vado a preparare le borse della palestra. Qui se sentite c'è l'asciugatrice che viaggia, una lavatrice è pronta, mi manca da fare quella e quelli lì dentro e mi sono anche rimessa in pari con le lavatrici. Quindi yeah, sono molto orgogliosa di me stessa perché ero rimasta veramente indietro. Infatti qui vedete ci sono già tutti i panni lavati e stirati di ieri che adesso le lascio qui e domattina le rimetterò a posto, ma intanto faccio le borse della palestra. Allora le borse di palestra sono fatte, vedete, zan, zan, zan. Adesso io riscendo giù, butto questa roba a lavare che erano rimaste in giro. Sono riuscita a raccattare alcune formine che mi serviranno per il pranzo e la cena di sabato e ho preso l'agnoletto, l'alberello di Natale, Babbo Natale, questa renna enorme, le stelle e l'orsetto. Adesso le ho lavate a mano perché le avevano in soffitta, le metto in lavastoviglie così almeno le lavo bene. Qui sto ripreparando il sughetto che avete visto ieri sera, che praticamente è burro, capperi e acciughe, nel quale poi dentro ci salterò i peperoni, mentre in forno ci ho messo le cotolette che ho comprato poco prima. Ok, allora la lavastoviglie, sì, l'asciugatrice ha finito. Ok, adesso levo i panni, metto questi che ho lì e preparo l'altra lavatrice per stasera. Allora in realtà nell'asciugatrice ho messo solo gli asciugamani che ci servono dopo per la palestra e quindi li ho messi quelli a asciugare, mentre qui lavo questa tovaglia di Natale che me l'aveva data mia mamma, però praticamente mi serve per la cena che farò sabato, quindi gli faccio un lavaggio, quello questo qua veloce da 30 minuti insomma, giusto per rinfrescarla, con un po' di detersivo e un po' di ammorbidente e poi dopo l'asciugo in lavastoviglie. Se in asciugatrice